Maîtrise de souplesse dans un contexte tendresse. Ciao ragazze, allora video outfit of the day. È un outfit decisamente comodo, decisamente basico. Diciamo che quello che dà un tocco in più è il cappottino in ecopelliccia che mi è arrivato ieri da Roma e ovviamente ho voluto subito indossare. Allora, come trucco ho sempre fatto una base decisamente semplice, quindi un po' di correttore, il fondotinta minerale della MAC, un pochino di terra, di blush, matita nera e mascara. E sulle labbra ho passato proprio, ma con le dita, sempre il rossettino matte della NYX, nella tinta Milan. Come orecchini indosso questi qua che sto veramente adorando, che sono di Forever 21, che ho comprato a New York, e hanno appunto questa pallina tipo turchese e intorno tutti questi strass. Ricordo di averli pagati una cavolata, mi sembra $1.80, quindi poco più di un euro, e mi piacciono tantissimo. E ultimamente sto veramente usando moltissimo questi orecchini a bottoncino, mi piacciono da morire. Poi ho messo la collana di Tiffany, questa qua, insomma, che conoscete già, e al polso ho indossato il mio nuovo bracciale della serie We Positive. Sono praticamente dei braccialini e copelle che appunto si arrotolano intorno al braccio, quindi facendo più giri. Esistono di vari colori, varie varianti, varie fantasie, insomma io ne ho diversi, e in particolare questo mi piaceva perché era color Tiffany, appunto sempre color tipo turchese, azzurro, e quindi si abbinava bene ai miei orecchini. E ha le scrittine in argento e appunto, come dice il nome, We Positive, sono incise sopra tutta una serie di frasi positive in inglese, quindi ad esempio stay on top, don't worry, be happy, live your life well, have a nice day, quindi insomma tutte frasi positive che in questo periodo diciamo non guastano. Poi ho il mio solito bracciale Jinky che vi ho già fatto vedere in un outfit, anche questo lo sto adorando e mi piace molto indossarli insieme, e poi questo braccialettino che insomma non mi ricordo dove ho preso. Da questa parte ho l'orologio della Bronze Allure che indosso tantissimo, bracciale di Tiffany e due di pomellato, mentre al dito indosso questo anello che è di Tiffany e questa fedina che invece è di pomellato. Allora, outfit, ho indossato sotto questa canottiera bianca molto semplice che avevo comprato al mercato, e è di quelle canottiere molto molto lunghe, fin troppo, e quindi io l'ho un po' tirata su per non arrivare con la canottiera alle ginocchia. Sopra è stata questa maglia sempre molto semplice blu che è di dell'Imperial, e mi piace perché comunque rimane bella scollata, questi bottoncini, e quindi mi piace il fatto che lasci vedere comunque la canottiera sotto. Poi ho maglione, che appunto è un maglione di Zara che ho comprato l'altro anno con i saldi, e devo dire che è stato un ottimo acquisto perché l'ho indossato veramente tanto. È un golf appunto di lana, manica lunga e a righe bianche e blu, mi piace tantissimo, ha lo scollo un pochino ampio, e la cosa che mi piace tantissimo è questa cernierina con il cursore rosso che adoro. Ecco, questo è l'effetto del cardigan, appunto mi piace tantissimo perché poi davanti rimane un pochino più corto e dietro un pochino più lungo, e non lo so, mi piace moltissimo questo effetto a righe. Io devo dire che sono innamorata delle cose a righe, e in particolare mi piace molto di più la riga che non sia la classica bianca e nera, ma appunto in questo caso appunto bianca e blu. Ho indossato questi leggings, che sono dei leggings blu molto pesanti, che ho preso da Modo Milano ad Alassio, da Contatto ad Alassio, già 2-3 anni fa, e mi piacciono molto perché sono proprio dei fuso, dei pantaloni, quindi non c'è il problema di dover mettere per forza qualcosa sotto. Sono molto molto pesanti e mi piace moltissimo questa righina che hanno, questa cucitura che c'è davanti, e appunto mi piace molto perché hanno la funzione praticamente di pantaloni. Come scarpe ho indossato queste Converse che sono appunto grigie, sono in grigia in tessuto tipo lana, vedete, tipo lana, e all'interno hanno il pelo. Non sono proprio la serie di quelle che hanno il pelo proprio lungo, queste qua hanno un pelo tipo pecora,
che però tiene molto caldo, e mi piace tantissimo il fatto che siano in tessuto e quindi non siano in tela, e sono di questo bel grigio scuro, che se le avevo comprate in un outlet qua a Torino, le avevo comunque pagate abbastanza, sui 60-70 euro, però devo dire che sono le uniche Converse che riesco ad indossare in inverno. Questa giacca in pelo palesemente finto, grigio, che mi è arrivata ieri da Romwe. Allora, ci ha messo parecchio ad arrivare, cioè parecchio neanche tanto, una ventina di giorni, perché mi ricordo che l'avevo ordinato insieme, decidendolo insieme al mio ragazzo durante le vacanze di Natale. Insomma, ci siamo divertiti a cercare qualcosa, visto che mi sembra che ci fossero dei saldi, adesso non mi ricordo. E quindi anche sul suo consiglio avevo preso questo qua. È appunto un pellicciotto, mi piace molto il fatto che non abbia il collo, perché così uno può mettere anche una sciarpa bella grossa, e il fatto che dentro sia completamente ricoperta di pile, proprio tutta, tranne le maniche, che comunque però uno, insomma, le maniche non patisce. È super calda. L'unica allora diciamo sono due le pecche, un po' che perda qualche pelo, perché comunque essendo pelo finto, cioè perde un po' di pelo, perché calcolate che mi è arrivato ieri, quindi probabilmente deve ancora perdere un pochino di pelo quello iniziale. E poi l'altra pecca è che è taglia unica, quindi per me che sono una 40-42, anche se sotto mi vesto bene, come ad esempio in questo caso, mi risulta un pochino comoda. Quindi diciamo che chi ha meno di una 40 non glielo consiglio, a meno che non ami le cose oversize, perché altrimenti risulta un po' comoda. Secondo me in questa cosa avrebbero dovuto fare le taglie, quindi magari SM, ML, perché comunque risulta un pochino comoda. Io poi non amo le cose troppo comode, tendo sempre a preferire le cose più aderenti, però insomma vedete che qua dietro rimane un po' comoda, è vero anche con la pelliccia, non è che debba proprio essere aderente. Altra pecca, poi ho finito di dirvi le pecche, è la cerniera, perché non so se notate, ma hanno fatto la cerniera veramente attaccata al pelo, e quindi ogni volta che uno tira sulla cerniera si incastra mille volte nel pelo. Quindi insomma non è proprio la giacca adatta da mettere se dovete entrare mille volte nei negozi e ogni volta svestirvi. Però per tutto il resto, ho detto solo cose negative, ma in realtà la adoro, perché è veramente super calda e mi piace tantissimo come sta. Ecco, ce l'ho fatta. Vedete, questo è la sua vestibilità. Non lo so, mi piace tantissimo, perché magari davanti di voi non piacerà, però mi piace da morire. E come al solito l'ho abbinata alla mia ormai celeberrima, sempre presente, Balenciaga Inspired, di cui se volete informazioni vi lascio la mia mail nel box. Bene, no, termino l'outfit vestita così, perché l'idea di toglierla, visto che devo uscire, non ci penso neanche. Quindi un bacione a tutte e al prossimo video. Ciao!